Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo in compagnia dell'amicone Vincenzo. Siamo a bordo del Voyage 1250 dell'amico Carmine, che sta facendo la botta al lavoro. E noi gli portiamo la sua barca, il Voyage 1250, alla Spezia. Lui lavora e noi ci divertiamo con la sua barca. Quindi ragazzi, seguite il video fino alla fine perché andremo a visitare alcune delle isole e dei posti più belli del Mar Tirreno. Buona visione! Eccoci qua in navigazione, ci aspettano un bel po' di miglia da percorrere dal Golfo di Napoli fino alla Spezia, passando per le pontine e per l'isola d'Elba. Golfo di Napoli, direzione Ischia, solito ponentino sul naso che ti costringe a bollinare stretto. Direzione Ischia perché stasera a Ischia c'è la famosa festa di Sant'Anna con i carri allegorici marini. Il castello in fiamme, ragazzi, è veramente uno spettacolo bellissimo e ve lo porto a vedere. Forza allarme. Allora ragazzi, scatta la modalità Bud Spencer e Terence Hill. Ce la giochiamo a fagioli e salsicce. Allora amici, prima tappa del nostro giretto in Mar Tirreno, isola d'Ischia, e alle nostre spalle la bellissima Procida. Allora ragazzi, se volete vedere questi bei posti, vi lascio qui su il link per vedere i video dedicati a Procida. C'è anche un video portolano dedicato alla navigazione in queste acque. Se avete voglia di approfondire la navigazione nel mio bellissimo Golfo di Napoli, vi lascio qui su il link per poterlo vedere. Ora però andiamo a cercare un posto in rada qui al Castello Aragonese a Ischia. Spalle il castello aragonese di Ischia, guardate qua che meraviglia. E stasera per la festa di Sant'Anna vedremo una cosa super figa, il castello in fiamme, e tra un po' vedrete di cosa si tratta. Stiamo vedendo i carri che stasera sfileranno, i carri allegorici marini della festa di Sant'Anna a Ischia. Ho appena scoperto che non si chiamano carri allegorici ma barche allegoriche. Barche allegoriche. Qual è il tema di questa barca allegorica? Allora, il titolo della nostra barca è Nino dal bel paese alla terra del fuoco ed è un confronto tra la tradizione italiana e la tradizione argentina. Molto interessante. Allora ragazzi, a stasera per le barche allegoriche. Altre barche allegoriche. Vi chiederete, ma cosa ci facciamo mai noi nelle barche allegoriche di Ischia? È perché Vincenzo ha una sorella che è coinvolta nell'organizzazione qui e quindi siamo venuti, o meglio è venuto, a dare una mano, perché io da perfetto sfaticato non faccio nulla. E nulla, stanno dando gli ultimi ritocchi alla barca allegorica, io mi faccio un girettino qui nei vicoletti di Ischia. Maglietta motivazionale per me. Thank you.
che può fare tu sai qua. Allora ragazzi, la preparazione delle barche allegoriche continua. Carro di Maradona. Ragazzi, Vincenzo al lavoro. Comunque ci sarà anche la gara delle barche. Speriamo che la nostra vinca, perché c'è anche il nostro intervento, cioè quello di Vincenzo, e il mio appoggio morale. Ciao, oh, io conosco importante. Stiamo dando un passaggio a due autostoppisti del mare che devono sbarcare. Senza tender stavano, quindi li accompagniamo noi a terra. Allora ragazzi, stasera per la festa di Sant'Anna ci sta un bordello di barche, guardate qua. Cioè veramente ci sono, né niente. Stiamo messi proprio uno addosso all'altro. Però ne varrà la pena. Arriveranno ancora tanti altri qua. Sì, ne devono arrivare ancora. Qua già tutti sono pronti, in trepidante attesa dei carri. Veramente bella la storia qui. Il momento più bello e suggestivo dell'intera festa di Sant'Anna, secondo me, è questo, il famoso incendio del castello. Ragazzi, è veramente spettacolare, grazie a questo gioco di fumo e luci, sembra che il castello aragonese veramente prenda fuoco. Dal video non rende tanto, ma vederlo dal mare è meraviglioso. E come finale della serata, l'immancabile spettacolo pirotecnico sul mare, veramente mozzafiato. Che figata ragazzi, è bellissimo. Allora, ora è il momento che tutti quanti lasciano la baia qui del castello, quindi c'è veramente un macello, un casino. Dopo lo spettacolo pirotecnico, la baia di carta romana sembra veramente la tangenziale durante l'ora di punta. Aspettiamo un po' che sfolla e poi prendiamo anche noi il largo direzione Ponza e ci godiamo una meravigliosa alba. E davanti a noi c'è l'isola di Ventotene. Allora amici, tappa notturna completata, stiamo arrivando a Ponza. Navigazione notturna è andata bene, tranquilla, non c'è vento adesso, quindi dismotoriamo. E nulla, ora ci fermiamo un po' a Ponza, meglio Palmarola,
giriamo un po', ci esploriamo un po' Palmarola, qualche bagnetto qui a Ponza e poi proseguiamo con la nostra cavalcata verso nord, verso l'Elba. Allora, eccoci qua, Vincenzo, dove siamo? Ponza! Ponza! A Ponza a Ponzare siamo! Acqua cristallina e questo mix di colori incredibile che c'è soltanto qui a Ponza. La mia rada preferita su questo versante dell'isola, Chiaia di Luna. Allora, siamo a Cala Brigantina, a Palmarola, a ridosso dello scoglio Suvace. Ragazzi, bella 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 questa caletta. Allora, lasciamo Cala Brigantina, faraglioni di mezzogiorno, e ora andiamo verso la Forcina. Lasciando a poppa Cala Brigantino, attenzione alla secca, dall'altra parte dell'isola, alla Forcina, siamo più ridossati rispetto all'ovest, al maestrale. Ok. Allora ragazzi, piccolo aggiornamento, prima di ripartire, controllato al motore, abbiamo notato che c'è il livello di olio un po' basso e c'è anche una perdita di filtro dell'acqua, quindi ora il boom Vincenzo si sta ingegnando per riparare rabocco di olio e sostituzione della guarnizione del filtro dell'acqua. Settantina di miglia all'Argentario, e navigazione tranquilla, abbiamo un po' di vento al traverso che ci spinge a 5 nodi e mezzo, 6. Se va tutto bene, domani a quest'ora siamo all'Elba, anche se un po' di venticello in più non ci dispiacerebbe. Cosa ci facciamo con questo mappazzone di Cimetta? Dobbiamo realizzare un lazy jack per Carminuccio, che il suo fa schifo, si è anche rotto, quindi ora Vincenzo, visto che si annoia, se ne va in testa d'albero a installare un nuovo lazy jack. Un bansigo improvvisato. Modi alternativi per smaltire le calorie in eccesso della colazione. Prova del 9, vediamo com'è venuto. Vai Vince. Ok, dai. Carmine, allora sono 350 euro per il servizio Rigger. Allora ragazzi, stiamo facendo 7 nodi. Finalmente un po' di venticello come si deve. Allora, ci siamo, forse arriva la pappa per stasera, la cena per stasera. Vediamo insieme di cosa si tratta, eh. Ragazzi, combatte. Ora cambia lato.
E niente, dai, speriamo sia una bella lampuga, perché il sugo con la lampuga mi piace tantissimo. Sei saltato! Veramente? No! Ragazzi, questa volta, per questa volta, ha vinto il pesce. Dai, è una chiave che sta lì. Guardate qua. Per questa volta ha vinto lui. Ci riproviamo, dai. Allora, sfumata la possibilità di mangiare pesce appena pescato, ripieghiamo su una bella caponata. Gente, ragazzi, sta ancora scleratissima questa cosa. Eh sì, sta pigliato color, ragazzi, per aver perso una bella preda. Una trentina di miglia all'Argentario. Io spero di incrociare qualche bel cetaceo, mi piacerebbe davvero tanto vedere le balene. Un po' di maestralino, niente di che, però basta per farci andare a sei nodi, dritti, senza bordeggiare, verso la nostra destinazione, che è l'isola d'Elba. Credo che arriveremo domani mattina alle prime luci, ancoreremo a Porto Azzurro e nulla, si va. Per ora tutto bene, niente balene in vista, ci godiamo queste lunghe e noiose ore di navigazione. Aperitivino al tramonto. Dietro di noi il promontorio dell'Argentario e avanti a noi l'isola di Giannutri. Purtroppo il vento ha mollato, come naturalmente accade a quest'ora, quindi andiamo un po' a motore e ci aspetta un'altra notte di navigazione. Nel frattempo ci godiamo questo meraviglioso tramonto. Siamo all'Elba, siamo arrivati verso le 5 del mattino, abbiamo dato fondo qui a Porto Azzurro e oggi ce ne andiamo un po' all'esplorazione dell'isola d'Elba. Alla guidata.
con la nostra lavastoviglie. Abbiamo anche la lavastoviglie in barca. Andiamo un po' ad esplorare Porto Azzurro. Sbarcati, sono sbarcato a Porto Azzurro e ora attraverso questa scala tra i cespugli mi inerpico fino al paese. Pericolosissimo questo ponticello. E noi siamo qua. Allora, eccoci qua, Porto Azzurro, veramente super carino, con queste casette tutte colorate in stile mediterraneo. C'è il marina proprio adiacente alla piazzetta, quindi se noi ormeggiamo qui nel marina e abbiamo la piazzetta, cioè praticamente siamo ormeggiati in piazza. Qui c'è una bella fontanella. Come al solito ci aggiriamo in cerca di un ristorante buono dove mangiare stasera. Io sono nuovo del posto, quindi non lo so. Anzi, se guarderete questo video, voi lasciatemi qui giù nei commenti, se siete dei locals oppure delle persone che bazzicano spesso questo posto, dove si mangia bene, perché sicuramente ci tornerò, perché mi piace veramente tanto. Diciamo, queste sono rotte un po' più a nord rispetto alle zona che frequento io abitualmente, perché io sono un tirrenico meridionale, diciamo più zona Ponza in giù, però mi piace veramente tanto. Piccolo quiz di cultura generale. Chi è che è stato in esilio all'Elba per un breve periodo? Scrivetemelo nei commenti se lo sapete. Abbiamo trovato il nostro ristorantino dove cenare, o meglio il mio, perché Vincenzo è rimasto a bordo. Delicato. E ora si torna a bordo e domani esploriamo anche Portoferraio. Amici, se la sera scendete col tender qui a Porto Azzurro per questa salitina, per questa spiaggetta, mi raccomando, portatevi la pila, perché non si vede nulla senza pila. Che servizio taxi boat perfetto. Allora, amici, si riparte e ora dobbiamo riparare un piccolo danno al Genoa, quindi lo ammainiamo. Allora, si è bloccato. Ovviamente si tratta di una riparazione alla buona, provvisoria, per evitare che magari il danno alla vela si estenda. Bisognerebbe sempre avere un kit di riparazione vele in Dacron, con delle toppe in Dacron adesive, che noi non abbiamo, però sopriamo col sempre ottimo ed utilissimo nastro americano.
Ciao ciao Porto Azzurro, siamo stati veramente bene, tranquilli, strada bellissima, tranquillissima, paesino super carino, e ora cambiamo versante dell'isola e andiamo a Portoferraio. Allora, abbiamo fatto una bella rada qui a Ortano, però è diventata un po' affollata adesso. Troviamo un'altra bella rada da visitare. Ciao ciao Ortano! Cala Zupignano. Dovrebbe chiamarsi così questa caletta qui, dove stiamo per ancorare. Ed eccoci qua, molto selvaggia questa rada. L'amico Frizzo ha deciso di mettere l'ancora a 2 metri dalla nostra, vabbè, ma non fa nulla. Allora amici, siamo arrivati a Portoferraio. Stasera sbarcheremo un po' col tender per andarla a visitare. Abbiamo dato fondo qui in rada a Portoferraio. Andiamo un po' a farci un giretto a Portoferraio, vediamo com'è, dai. Torna a bordo, vamos, lasciamo Portoferraio, ci è piaciuto, molto carino, e adesso ci aspetta un'altra bella notturna fino alla Spezia da Carminuccio, che non vede l'ora di avere la sua barca. Ciao ciao Portoferraio. È grosso? Balla, mamma mia.
vento adesso un po' mollato, però c'è questa fastidiosa onda al traverso. Abbiamo ballato tutta la notte. In quale locale siete andati? Siamo quasi arrivati, alle nostre spalle La Spezia. La nostra traversata del Mar Tirreno da sud a nord è quasi completata. Alle nostre spalle l'isola di Palmaria, o Palmaria, scusate se sbaglio l'accento. E ora andiamo a farci anche un girettino nel canale di Palmaria a Porto Venere. Allora ragazzi, Porto Venere è davvero molto molto attraente, molto carina da fuori, mi ricorda un po' Procida. Adesso attraversiamo il canale e riusciamo dall'altra parte. Come potete vedere c'è un po' di mare che entra. L'amico con l'etap infatti ha capito che non è il caso, se è tornato indietro. Ok, siamo usciti dal canale, da queste bocche del canale di Porto Venere. Situazione piuttosto atlantica, direi. Questa breve digressione a Porto Venere. Adesso andiamo a ormeggiare perché il buon Carmine è in attesa della sua barca. Secondo me non vedo l'ora di vederla. Io gli volevo fare uno scherzo crudele, tipo chiamarlo e dirgli: Carmine, guarda, abbiamo disalberato, qualcosa del genere, per farlo un po'... Vabbè, non sono così cattivo, dai! Allora amici, finalmente la barca è stata consegnata senza troppi danni, il nostro Carmine è super felice, l'avventura termina qui, però ci vedremo presto con un nuovo video. Da Vincenzo, Alfredo e Carmine è tutto. Alla prossima avventura in barca a vela. Ciao e buon vento!